Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Mi aspettavo un applauso per Ludovico, vorrei farlo perché senza di lui non saremmo più. Com'è stato entrare nei panni di Elia? Prima di tutto ho dovuto perdere 7 kg perché altrimenti non entravo, proprio perché Ludovico mi ha messo a dieta. No, scherzo. No, però mi piaceva l'idea di questo corpo più fragile, perché come diceva Ludovico, poi parliamo sempre di 19, 20, 21 anni, non ne abbiamo più, quindi in qualche modo a livello visivo bisogna rappresentarlo. E è stata una scoperta anche per me, perché abbiamo sempre saputo poco, e anche per me la prima volta che ho parlato con Ludovico è stato qualcosa di nuovo, qualcosa di inaspettato. E io sono stato felicissimo, io ho sempre detto che è stato veramente un onore. Poi in realtà è stato anche molto semplice, anche se, non, se tu dici magari sai una tematica così complessa, nuova. Scamma, secondo me, è un segreto, è una potenza narrativa fortissima che in realtà ci rende facile il lavoro, molto facile. Tu devi solamente avere il coraggio e l'amore, e tutte le persone che sono qui oggi. Io l'ho sentito, hanno dimostrato un amore fortissimo per il progetto e per la storia, hanno dimostrato una comprensione, una sensibilità notevole. Quindi in realtà vestire lì è stato molto semplice perché sono stato tutelato in tutte le forme. Tiziano è stato bravissimo non solo nella direzione, ma anche nella gestione di un set in cui arrivava, in cui c'erano attori già formati, perché poi, sai, parti con Scam 1 e siamo tutti giovani e freschi. Arriva Scam 5. C'è chi ha fatto già delle esperienze e devi saperlo gestire a livello pratico. Ed Tiziano è stato molto bravo. Per quanto riguarda la pratica, Elia mi ha insegnato tantissimo. Ad esempio, proprio nel quotidiano, non so, io facevo delle docce fredde perché il tessuto molle, si ritira e tu dici, vabbè, sembra una stupidaggine, in realtà visivamente ti cambia tanto. Però queste sono tutte piccole cose su cui si potrebbe parlare tanto, però sono autoelogiche, spesso noi facciamo. In realtà è molto più semplice, c'è un percorso, c'è un perché si muove, ci sono i bisogni da capire, e in questo caso erano chiarissimi, e per me è stato un onore poterlo rappresentare.